Certo di presentarvi Alan Friedman. Io vi ricordo che noi leggiamo e guardiamo di alcuni momenti chiave pure oggi, ma ignoriamo altri. Diamo molta attenzione a Parigi, alla tragedia degli attacchi a Parigi o a San Bernardino, ma quando accade in Nigeria o Chad o Mali ce ne freghiamo. Diciamo la verità. Ok, noi americani abbiamo una lunga tradizione nel dopoguerra di sbagliare la nostra politica estera, di creare dei mostri e poi smantellarli, di andare in Vietnam e perdere la guerra e poi dichiarare pace con onore mentre scappiamo via. Diciamo la verità qui, Vietnam era la nostra sconfitta, Iraq era la nostra sconfitta, i vincitori oggi si chiamano Vladimir Putin e Iran, colpa nostra. Berlusconi in questo ha visto bene. Grazie. Molto rapidamente, una notizia di queste ultime ore, credo, di Barack Obama che starebbe facendo una specie di affondo politico per tentare, dopo i fatti di San Bernardino, di far varare una legge che limiti la vendita delle armi negli Stati Uniti d'America. Questa non è una grossa novità, la notizia forse è che il New York Times sarebbe a favore di questa iniziativa di Barack Obama. Potrebbe essere la volta buona, ha un'influenza così notevole l'opinione del New York Times? No. Il fondo del New York Times sulla prima pagina è forte, molto ben scritto. Il discorso di Barack Obama era il 16° nell'arco di 2 anni contro le armi, contro la facilità con cui si può acquistare armi in America. No, sono americano, sono newyorkese, quindi non sono uno di Wyoming, ma se ci mettessimo tutti in aereo dopo cena stasera e andassimo in Nevada o Wyoming o Arizona, andassimo in qualche ristorante per mangiare un panino, troveremo tante persone che vanno in giro con le pistole come nei film di Wild West, nel nostro Sud-West. Fa parte della cultura di tanti americani. C'è un'orribile carta di Natale che il Corriere della Sera e Huffington Post hanno cominciato a mettere online poche ore fa, di un deputato repubblicano di quella Sud-West, con tutta la sua famiglia, con gli antiproiettili, ognuno ha un'arma. E questo passa per un saluto di Natale. Barack Obama, Michele Fiori, si chiama Michel Fiori, un deputato repubblicano in America. Il secondo emendamento della Costituzione è quello che dà the right to bear arms. Obama non ha il potere o l'influenza di influenzare il paese. Il punto di vista del New York Times è assolutamente il punto di vista di 30, 40, forse 50% degli americani, ma non la maggioranza. Almeno 50% degli americani difenderebbero, almeno la metà, difenderebbe il diritto di portare armi. Io temo che su questa questione non c'è niente da fare. Tutti i discorsi del mondo, e quando arriverà Hillary Clinton non cambierà, e se arrivasse Donald Trump, allora 2 armi per ogni bambino. Mi dispiace, è terribile, ma è così.